Mentre la procura indaga sulla sfilata delle ambulanze, l'ASL sospende la convenzione con l'Onlus che le gestisce e il neo primo cittadino nomina la squadra di governo e si prepara all'insediamento in comune. Nella giornata di giovedì a Capaccio è successo tutto questo. Nel primo pomeriggio il commissario dell'azienda sanitaria Mario Iervolino ha comunicato la sospensione della convenzione per il servizio di trasporti infermi con la Croce Azzurra di Agropoli e Capaccio Pestum. La decisione è stata assunta in seguito alle indagini avviate il giorno prima dai carabinieri sul corteo del 9 giugno scorso. La Croce Azzurra, infatti, la sera del risultato del ballottaggio ha partecipato ai festeggiamenti per la vittoria della lista di Alfieri, sfilando tra le strade cittadine con 5 ambulanze a sirene spiegate. A seguito della denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano, è scattata l'indagine che ha già portato a sanzionare i 5 autisti che erano alla guida dei mezzi di soccorso in festa. Le ambulanze appartengono a Roberto Squecco, imprenditore funerario condannato con sentenza definitiva per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Tutte queste vicende non hanno distratto però l'amministrazione del neosindaco Alfieri. Sempre giovedì il primo cittadino ha proceduto alla costituzione della nuova giunta. Ne fanno parte Maria Antonietta Di Filippo, Maria Rosaria Picariello, Fabio Scariati, Gianfranco Masiello ed Ettore Bellelli. A Maria Antonietta Di Filippo, apprezzata ginecologa, è stata affidata anche la carica di vice sindaco che aveva ricoperto con la precedente amministrazione presieduta dal compianto Franco Palumbo. Con la nomina della giunta, ha detto Alfieri, siamo pronti a governare questa splendida città. Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe lavori pubblici, PUC, turismo, contenzioso e personale.